Dopo tutto quello che è accaduto proprio ieri sera, credo di essermi destabilizzato quanto il punto zero. Un sacco di pack decryptati, ma stiamo parlando proprio di pack che riguardano l'evento e quindi possibili leaks reali e spoiler a gogo. Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Mancano ben 5 giorni all'evento finale. Ci siamo ragazzi miei, non vedo l'ora che arrivi sabato, ore 22, tutti quanti online per questo evento. Mamma mia ragazzi miei, non ci credo, stanno scorrendo così tanto veloci questi giorni che non ci sto capendo nulla. Ma ieri sera ragazzi miei, che cosa è accaduto? Sono riusciti praticamente ad entrare in alcuni file che riguardano questo evento finale, quindi occhio, attenzione a cosa leggete e vedete in giro, soprattutto, povero microfono. Se posso darvi un consiglio, cercate di aprire il meno possibile Twitter, perché ragazzi, se ci tenete davvero tanto a non avere spoiler riguardo a questo evento finale, è la cosa più sbagliata da fare. Tra l'altro nei giorni precedenti sono emerse un sacco di immagini riguardanti questo evento, dove al centro ragazzi ci stava scritto client dello sviluppatore, quindi una sorta di game che viene eseguito solamente dagli sviluppatori per testare alcune cose. Tutto enormemente fake, quindi ragazzi miei, sono felice di non avervi portato nulla di tutto ciò sul canale. Una cosa però voglio dirvela, ma dove sono le crepe? Eccole lì ragazzi miei, i nostri riftelli. La cosa più bella tra i vari leaks che ho visto ieri sera, e questo dovrebbe essere confermato al 100%, senza pubblicare l'intero file audio, perché sì, è emerso anche un file audio e quindi una discussione che sentiremo nell'evento finale tra Paradigma e Emi, non so se ricordate Emi, l'intelligenza artificiale dello scienziato, risentiremo anche lei, esattamente, quindi preparatevi. Ragazzi, non voglio farvi ascoltare l'audio diretto perché ho paura, parliamoci chiaro, ok? Non voglio rovinarmi questa esperienza qualche giorno prima dell'evento finale e non voglio che accadano brutte cose, quindi non pubblicherò nulla di direttissimo qui sul canale, bensì potrei parlarvene, va bene? E soprattutto non vi dirò ogni singola cosa nei minimi dettagli, perché significherebbe far spoiler, ma posso garantirvi per il momento ragazzi, almeno per ciò che ho sentito fino ad ora e soprattutto per quello che immagino io dopo aver sentito tali discussioni, che questi rift che vediamo nel cielo da quando è iniziata questa stagione ragazzi miei, perché sono stati piazzati lì e ciao ciao, serviranno a qualcosa, ma è parecchio scontata come cosa ovviamente. Avranno sicuramente uno scopo per l'evento finale che ci sarà sabato alle ore 22. Mamma mia quante volte lo ripeto, saremo in live. Raga, se non passate in live sabato vi giuro mi arrabbio. Una fase della discussione tra Emi e Paradigma viene intitolata fase 1. Che cosa significa? Che molto probabilmente è la prima parte del dialogo che sentiremo ad inizio evento. Ragazzi, tenetevi forte perché è molto probabile che ci saranno vecchi luoghi appartenenti al vecchio capitolo e quindi al capitolo 3, ma io spero anche del capitolo 2 e capitolo 1, magari, chi lo sa, nel capitolo 4. Quindi cose vecchie, luoghi POI appartenenti ad un'altra mappa, in questo caso quella del capitolo 3, le avremo anche su quella del capitolo 4. Eh sì, nuova mappa per capitolo 4, ragazzi miei, è scontato. Perché vi dico questo, ragazzi? Perché da quel che ho capito, a quanto pare, Emi è meravigliata dal fatto che più e più POI, e quindi punti di interesse, luoghi indicati, come vogliamo chiamarli, quelli della mappa, si sono salvati, ok? Tra l'altro anche Ildurburger, e quindi sono sopravvissuti a questa fase di passaggio da un'isola ad un'altra. Sempre nella lobby pre o post evento, ancora questa cosa bisogna capire come verrà impostata, vedremo altri luoghi come ad esempio il capanno di Mezzinverno, e spero che questa sia una vera
è propria. Call Epic, per favore, non missare, non farci mancare il capanno di mezz'inverno quest'anno, perché voglio scartare qualche regalozzo. Ecco, uno di questi piazzato proprio così ci sarà nell'evento finale, quindi aspettiamoci queste mega mongolfiere pronte a salvare altri POI. Ma come già detto, ricordatevi questa soddisfazione da parte di Emi nel vedere più e più luoghi che si sono salvati a questa sorta di passaggio. Ricordatela, raga, perché è molto importante, e soprattutto poi mi direte: Martex, il tutto era vero. Lei stessa non riusciva a concepire questa cosa, non si aspettava che così tanti luoghi appartenenti alla vecchia mappa fossero sopravvissuti. Semplicemente questo. Belli miei, potrà sembrare poco, ma io non posso dire altro e soprattutto non voglio mostrare nulla, perché non mi sento super safe, vi dico la pura e sincera verità. Poi ogni creator decide cosa fare sul proprio canale nel miglior dei modi. Io, ragazzi miei, ho deciso di non spoilerare nulla, anche perché vi ho dato giusto un avviso di quello che vedremo. Non avete visto nulla, quindi nessuna immagine, nessun video. Avevano postato anche l'immagine, o meglio il video, di un possibile buco nero che vedremo post evento, molto probabilmente fake in questo caso, anche se potrebbe accadere, chi lo sa, e neppure quello l'ho voluto postare. Ci sono altri due teaser di quelli homemade da parte di Epic su TikTok che vorrei mostrarvi. Sono dei teaser che non mostrano chissà che, però magari ci fanno capire qualcosa, cosina, ma magari invece no. Vediamo il primo, ragazzi miei. Ok, non l'ho ancora visto questo, eh. Mida? Cosa guardi, Mida? Cosa scrutate? Vabbè, stesso e identico teaser dell'altra volta. Tutti quanti che guardano qualcosa di fronte a loro è... Boh. Ne abbiamo un altro con il nostro caro Mochi, vediamo. Ah, ho visto un po' di skin vecchiotte, eh? Un po' di cosa OG. Ok. Va bene. È già qui, sto leggendo 300.000 commenti con Castello Corallo, ma... non potrebbe essere semplicemente stretto sonnolento quel background? Cioè, dico così, tanto per dire. Comunque il mega teletrasporto da un luogo ad un altro mi ha fatto pensare subito al fatto che potremo viaggiare in altre dimensioni. Questi mini teaser homemade è proprio ciò che vogliono fare, ragazzi miei. Non ti dicono chissà che, però tramite una mini schermata riesci a capirci qualcosina. Intanto questo è il negozio oggetti di oggi. Vediamo che cosa hanno droppato. Ok, difensore dei boschi era presente nelle immagini super clickbait dell'altro giorno, strafake dell'evento finale. GG. Sorina, dominio, malevolenza. Va bene, vettore. Tante cosette quest'oggi, eh. Ragazzi miei, ieri una capra. Avete smesciato, avete distrutto il codice Martex con la skin ossa di una capra. Tra l'altro, ma avete visto che background fighissimo? Madò, sembra Windows. Più giù, che cosa abbiamo? Vediamo, va benissimo. Cose che abbiamo già scoperto l'altro giorno. Vediamo. Ancora non ci sta la crew, ragazzi. Non mi dà la preview della crew. Ma anche a voi. Non lo so, ragazzi, credo di essere l'unica ad avere sto bug. Comunque qui abbiamo l'armadietto di Reddish con due... What? Cioè, in sto armadietto ci sono due skin? Ma seriamente? È la prima volta che vedo un qualcosa del genere. Cioè, un armadietto dedicato ad uno streamer barra youtuber con due skin dentro. Overpower come cosa. Ragazzi miei, noi ci becchiamo in un prossimo video mattutino, sperando di potervi lanciare un bel po' di feed a riguardo per l'evento finale. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Qui oggi mi sono dovuto limitare, mi sono dovuto trattenere, e la cosa non mi piace, però andava fatto. Perdonatemi, ragazzi miei, ma non potevo andare oltre. Noi ci becchiamo in un prossimo video mattutino, ogni giorno qui alle 7 sul canale. Un salutone da Martex e come al solito un bel... Yeah, brother!